Proseguiamo il nostro viaggio all'interno del modulo sviluppo, parlando di un altro sottomenu molto importante, quello dei dettagli, che come puoi vedere viene dopo la divisione dei toni e tutti gli altri sottomenu che abbiamo già analizzato. Questa parte di Lightroom ti permette di effettuare due operazioni molto importanti, che sono aumentare i dettagli della tua fotografia e la riduzione del disturbo, quindi del rumore digitale, quell'effetto di grana che si forma di solito in condizioni di scarsa luminosità e che rovina molto la tua fotografia, rendendola praticamente anche ruvida alla vista, diciamo. Vediamo come prima cosa da cosa è composto questo sottomenu. Innanzitutto abbiamo questo piccolo schermo che ha un ingrandimento al 100% della tua fotografia. Quindi ti basterà scorrere con il mouse cliccando all'interno di questo ingrandimento per scegliere la parte della fotografia che vuoi elaborare, quindi che vuoi prendere praticamente come campione. Oppure in alternativa puoi andare su questo simbolo qua, cliccare e poi andare a schiacciare nel punto della fotografia che appunto vuoi prendere come esempio per fare il tuo sviluppo. E poi subito sotto abbiamo degli slider divisi in due sezioni, nitidezza e riduzione del disturbo. Nitidezza si occupa di recuperare i dettagli lavorando essenzialmente sul contrasto, mentre la riduzione del disturbo, come ti dicevo prima, si occupa della riduzione del rumore digitale. Presta comunque attenzione che pur essendo slegati, questi parametri sono strettamente correlati, perché aumentando la nitidezza della tua fotografia andrai anche a aumentare i difetti, quindi il rumore digitale, e quindi dovrai intervenire e di più, diciamo, con la riduzione del disturbo. Non a caso, infatti, questi due elementi sono comunque all'interno dello stesso sottomenu. Andiamo adesso ad analizzare ogni singola parte di questo sottomenu. Iniziamo dalla nitidezza. Vedi che abbiamo quattro slider, il primo è praticamente obbligatorio perché senza azionare il primo slider non parte comunque questo elemento ed è il fattore che decide praticamente l'intensità della nitidezza che andrai ad applicare. Come prima cosa ti consiglio innanzitutto di lavorare quando lavori sulla nitidezza o col navigatore qua a fianco o comunque zoomato come sto lavorando io, in modo tale da percepire veramente quello che stai facendo. Quindi adesso cerchiamo di aumentare il dettaglio di questa fotografia. Prendiamo come immagine campione, quindi come parte della fotografia, le montagne là dietro e vediamo aumentando il fattore come cambia il dettaglio. E vedi che aumentando il fattore, questo grado, aumenta veramente di molto anche il dettaglio delle montagne dietro. Prima sembravano quasi un po' sfocate, ora sono veramente molto dettagliate e definite. Il rovescio della medaglia di questo aumento di nitidezza è l'aumento anche del rumore digitale. Come puoi vedere, se portiamo il fattore a 150, che è il valore massimo, nelle montagne dietro abbiamo un grosso aumento comunque del rumore digitale, che in un'immagine come questa al sole non crea comunque grosso problema, perché si parte da un rumore iniziale veramente bassissimo. Ma in un'immagine magari fatta in condizioni di scarsa luminosità, o magari anche senza treppiede, potrebbe creare grossi problemi. Quindi questi due elementi sono veramente sia la nitidezza che la riduzione del disturbo. Sono veramente da dosare al minimo. Ovviamente non ci sono dei valori basi come spesso avviene nella post-produzione e dipendono dal tipo di fotografia che hai davanti. Per quanto riguarda però, per esempio, il fattore di nitidezza, ti consiglio di rimanere tra al massimo un 60 e un 80, in modo tale da aumentare il dettaglio della tua fotografia, ma senza rovinarla a causa del rumore digitale. Poi il raggio ovviamente determina l'ampiezza, diciamo, del tuo intervento. Quindi l'ampiezza della nitidezza, generalmente ti consiglio di mantenere tra l'1,5 e il 2. 1,5 magari quando si tratta di una fotografia di ritratto, quindi con i soggetti abbastanza limitati, e 2 quando siamo magari in una fotografia di paesaggio come questa. Ovviamente questi sono sempre dei valori, diciamo, standard, poi dipendono anche dalla fotografia che hai davanti. Per vedere gli effetti del raggio e dei dettagli, puoi schiacciare il tasto Option mentre ti muovi sullo slider e vedi che compaiono le zone dove praticamente stai agendo con la tua nitidezza in questo caso. I dettagli è una cosa simile, diciamo, al raggio, quindi determina la zona dove verrà applicato comunque la nitidezza. Si basa un po' più sul contrasto, vedi che mettendolo a 0 si applica praticamente solo ai contorni dei soggetti, mentre portandola poi al massimo viene applicata tutta la texture della fotografia. Anche in questo caso ti consiglio di mantenerti su dei valori medi, quindi per esempio a me interessa avere una buona nitidezza nelle montagne e quindi così può andare bene.
La mascheratura invece ti permette di eliminare alcune zone dalla tua nitidezza. Quando schiacci il pulsante Option, vedi che appare questa schermata bianca, quindi la nitidezza viene applicata a tutta la fotografia. Man mano che ti sposti con lo slider verso destra, compaiono queste zone scure, che sono le zone dove non verrà applicata la nitidezza. In questo caso, mentre dicevo, interessava avere la nitidezza soprattutto nelle zone emerse e anche un po' qua sulle nuvole, e quindi direi che così può andare bene. Quindi vedi che sono tutti più o meno dei valori intermedi, e sono già abbastanza alti per i miei gusti. Una volta sistemati i quattro slider, vediamo un po' il risultato che è venuto. Prendiamo sempre come posizione campione le montagne là dietro e direi che il risultato è nettamente cambiato. Abbiamo recuperato sia dei dettagli e non abbiamo creato tanto rumore digitale, perché ti dicevo che comunque questa è una fotografia di giorno e quindi il rumore digitale è un problema molto minore rispetto, per esempio, a una fotografia al tramonto, come può essere questa qua che andiamo ad analizzare adesso. Quindi vediamo come applicare la nitidezza a questa fotografia. Innanzitutto andiamo a zoomare. E vediamo che aumentando il fattore, per esempio, a 150, quindi nel massimo, abbiamo veramente un grosso incremento del rumore digitale, che già era abbastanza evidente a inizio fotografia. Calcola che questa foto, rispetto alla foto precedente, è stata fatta con un sensore molto più piccolo. Qui abbiamo una Nikon D80, mentre prima avevamo una Nikon D7200, quindi devi tenere presente nel tuo sviluppo anche il tipo di fotocamera che hai usato, ovviamente, e le potenzialità del sensore montato su quella fotocamera. Quindi possiamo attestarci sempre a un valore medio di fattore e direi che qua più o meno ci siamo. Abbiamo sempre un incremento del rumore digitale, ma poi lavoreremo dopo con la riduzione del disturbo. Intanto mi stavo quasi dimenticando, hai visto che mentre mi muovevo col fattore, ogni tanto appariva la foto in bianco e nero. Schiacciando il tasto Option, muovendoti col fattore, ti appare la foto in bianco e nero per farti concentrare maggiormente proprio sul dettaglio e sul rumore digitale, eliminando così i colori. Intanto riduciamo anche un pochettino ancora il fattore, perché sennò abbiamo veramente troppo rumore digitale. Ora andiamo a settare le altre tre variabili, quindi raggio e dettaglio della mascheratura, andando a scegliere le porzioni di fotografia al quale applicare la nostra nitidezza. Quindi in questo caso ovviamente applicheremo la nitidezza a poche parti comunque di questa scena, visto che la fotografia al tramonto si basa essenzialmente sul gioco di ombre e luci. Eliminiamo sicuramente la nitidezza nel cielo, visto che è già presente molto rumore digitale, e ci concentriamo maggiormente sulla spiaggia e un pochettino sul mare. Direi che così i tre valori possono andare bene, e ovviamente in questo caso adesso dobbiamo passare a lavorare sulla riduzione del disturbo. Come puoi vedere, la riduzione del disturbo è divisa in due sottoparti: luminanza e colori. Perché il rumore digitale può essere di due diversi tipi. Abbiamo il classico pixel granuloso e si lavora con luminanza, ma abbiamo anche un rumore digitale causato dai colori. Andiamo intanto a zoomare nella fotografia per capire meglio quello che sto dicendo. Concentriamoci sulle zone prossime all'orizzonte, che sono quelle cariche di rumore digitale, e vedi che se noi portiamo i colori a zero, nelle zone prossime all'orizzonte cambia la morfologia del rumore digitale, aumenta, invece diminuisce pian piano che aumentiamo lo slider dei colori verso destra. Questo rumore digitale dovuto ai colori è molto meno evidente di quello dovuto alla grana, che si corregge invece in questo caso con la luminanza. Guarda come cambia la grana della fotografia muovendo lo slider della luminanza. Quindi abbiamo questi due strumenti qua per ridurre il nostro rumore digitale. Vedi che poi al di sotto di ogni di luminanza e di colori abbiamo due altri slider. Questi slider ci permettono di recuperare il dettaglio che si perde lavorando il rumore digitale. Vedi che se noi andiamo a aumentare la luminanza, quindi quel slider lì rappresenta praticamente il fattore. Vedi che infatti se non azioni quello slider comunque non parte quella parte del programma e la luminanza rimane a zero. Ti dicevo, aumentando la luminanza si riduce sì il rumore digitale, ma anche i contorni vengono praticamente molto sbiaditi. Quindi si perde molto di nitidezza in tutta la fotografia. E la sfocatura non si vede solo zoomata, ma si vede anche a figura intera, quindi togliendo lo zoom, vedi che i contorni sono molto sfocati. Quindi ti consiglio, come abbiamo visto anche prima per la nitidezza, di non usare grossi valori di luminanza se non vuoi creare degli effetti particolari all'interno dei tuoi scatti.
Quindi tieniti sempre su valori molto bassi, in questo caso per esempio non superare mai il 20. Poi gli slider qua sotto, dettagli e contrasto, come ti ho detto, ti permettono di aumentare il dettaglio che viene perso a causa della luminanza. Quindi schiacciando il tasto Option viene sempre bianco e nero e vedi come aumentano comunque i dettagli che si erano un po' persi. Anche in questo caso il risvolto della medaglia è l'aumento del rumore digitale, quindi attestati sempre su valori anche questi medio-bassi, sia nei dettagli e sia nel contrasto che lavora in maniera praticamente analoga. Ovviamente in questo caso recuperando i dettagli del contrasto. Ugualmente anche per quanto riguarda tutti tra gli slider dei colori, ti consiglio di non aumentarli al massimo, anche se comunque questa componente del rumore digitale è meno evidente rispetto a quella dovuta alla luminanza, quindi all'esposizione, ma ti consiglio di non aumentarli più di tanto per non rovinare la tua fotografia invece che migliorarla. Quindi dovresti aver capito come recuperare i dettagli delle tue fotografie e soprattutto come togliere anche il rumore digitale. Per completezza di informazione andiamo giusto a vedere anche la fotografia precedente e lavoriamo in questo caso di nuovo la riduzione del disturbo. Il rumore digitale ce n'è veramente poco, quindi possiamo usare veramente dei valori molto bassi. Potremmo anche non lavorarla in questo caso, quindi ricordati sempre che comunque non devi usare per forza tutti i sottomenu, ma usa sempre solo quelli che servono per migliorare il tuo scatto. Con questo ultimo piccolo sviluppo abbiamo finito, ci vediamo nella prossima lezione.